Allora, le Iene sbarcano a Imperia un po' sotto mentite spoglie, non siete in divisa questa sera. Attenzione che ci sono sempre le microcamere, in agguato. E la divisa in albergo, sempre, o in macchina al più, insomma. Siamo sempre pronti. Quindi non si sa mai, anche qui potreste cogliere qualche... Non si sa mai, certo. Le segnalazioni arrivano dalla strada per noi, per cui da ovunque, magari adesso ci ferma qualcuno e noi siamo subito pronti. E intanto siete pronti a ricevere un premio televisione di qualità? Beh, insomma, penso vi faccia piacere. Poi il fatto che siate qua deve essere già anche un segno positivo per questo video festival. Ci fa molto piacere che da casa, adesso io non so come sia arrivato per premiazione, magari nella cittadinanza, è un piacere. Però siamo anche contenti di premiare e di vedere le opere di quelli che partecipano da tutto il mondo, non solo da tutta Italia, per cui è ancora attendiamo. Più importante. Sì. La TV di qualità non è una TV di qualità quantitativa, cioè anche se una cosa è fatta bene, ma l'hanno vista in pochi, se è fatta bene merita un premio lo stesso, insomma. Quindi. E allora diciamo che speriamo che per il Video Festival Imperia valga il detto, le Iene portano bene. Speriamo, noi siamo qua per questo. Noi siamo qua, poi succede qualcosa di brutto, tagliate tutto e non ci avete mai visto. Si riparte da capo. Francesco Pannofino, qui a Imperia, quasi giocare in casa, un premio alla carriera, però sicuramente è sempre un piacere, un premio alla carriera possiamo dire meritato per il grande parterre che ti accompagna. Grazie, no, sono veramente felice di essere qui. Dovete sapere, insomma, per chi non lo sapesse, io sono nato a Pievitelco e ho vissuto a Imperia, a Porto Maurizio, per 8 anni. Ho fatto le elementari e le medie. Dopo le vicende professionali di mio padre hanno portato a Roma e quindi tutta la famiglia si è trasferita. E sono tornato raramente da queste parti, tranne qualche volta col teatro, eccetera. E l'ultima volta che stavo a Diano Marina, l'organizzazione qui del festival, e c'è pure Sperandeo, l'organizzazione del festival mi ha proposto di darmi questo premio alla carriera e ho accettato con entusiasmo. Tony Sperandeo, beh, chi è che non lo conosce? Basta vedere. Ci siamo incontrati nel Pannofino perché abbiamo avuto un rapporto di lavoro. Con la squadra? Sì. Tu sei un grande, anche tu, tutti e due, siamo due io grandi. Sono grande di età, io pure, guarda che non è che sono un pischello, io ho 61 anni adesso, questa 55, mi dispiace, e allora minchia, ho perso, ma che hai perso? Tu sei un grande, no, sono contento di incontrarlo perché dopo la squadra non ci sono più visti, invece a Roma siamo più. Sì. Andiamo ad incontrarvi a Imperia, meno male che c'è il video festival. Certo. Viva il video festival. Certo, ma io sono qua con Jimmy Conte perché ha prodotto questo cortometraggio che è andato bene, siamo premiati, quindi Jimmy per me è una persona di grande fiducia, ha prodotto questa cosa, va bene. Va bene allora Jimmy. Vediamo, adesso vediamo. Non mi sono esatto. No, va bene. L'importante è esserci, l'importante è farsi vedere, essere contenti di esserci. E noi siamo contenti che voi ci siate, naturalmente, molto contenti. Se non ci siamo, no, siamo morti, invece ci siamo. No, ci siamo. Simone Gandolfo, un piacere ritrovarlo a Imperia, ritrovare un amico, un bravissimo attore, ma anche bravissimo regista. Tra l'altro un premio che mi fa molto piacere dal punto di vista della televisione di innovazione, perché è più che mai necessario innovare, oltre che fare qualità. E quindi direi che è un premio più importante. Il premio più importante non sono io titolato per dirlo, però è un premio che mi fa molto 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 piacere, proprio perché secondo me innovare è importantissimo, è una mission mia personale che ho cercato di portare avanti negli anni, sia come attore, poi dopo come regista e autore, insomma sceneggiatore, montatore, insomma tutte quelle cose che faccio. Anche produttore, perché hai Macaia Film, ricordiamo. E dicevo, soprattutto una mission di Macaia Film e soprattutto l'innovazione secondo me deve partire dalla televisione, cioè il... Adesso non voglio fare un discorso troppo, come dire, pomposo, però il decadimento culturale che in qualche modo c'è stato in questo paese tra quando il nostro cinema era ricordato nel mondo e adesso è stato in qualche modo
colpa della televisione, nel senso che la televisione ha scelto, chi fa televisione ha scelto per tanti anni la strada più semplice. Adesso secondo me con anche l'avvento del web, le ventate d'aria sempre nuova che vengono portate da oltreoceano, cioè dall'America, ma anche dai paesi del nord, dalla Scandinavia, si concentrano sulla televisione. Se noi pensiamo che Hollywood investe 10 volte tanto in televisione rispetto al cinema di quello che era 10 anni fa, è proprio un terreno di lotta nel senso buono, è molto importante.